una borgata di Roma, quella di Rebibbia, dove è vissuto anche Pierpaolo Pasolini. Ci troviamo proprio qui in tre anni, ci hanno confermato, siamo proprio nella lapide che lo ricorda, e nella periferia romana. Allora, quest'anno si rinnova, diciamo, il consiglio comunale a Roma, sì. Si vota il sindaco dopo l'emissione di Marino. La Roma di Pasolini e la Roma post Marino. Gabriele Paolini. Io ho una previsione, quasi matematica. La butto là. Il nuovo sindaco di Roma sarà Giorgia Meloni. Meloni. Perché? Perché a ballottaggio andrà la Meloni e quello che sarà ancora non abbiamo ben capito chi è il candidato sindaco della sinistra, ma ci sarà un candidato sindaco. La Raggi andrà pari, diciamo, se la batteranno su Roma, però alla fine la spunterà la Meloni. La Meloni. La Meloni al ballottaggio. Tu chi voterai? La Meloni. Io per la prima volta nella mia vita voterò destra. Perché? Ti è simpatica? Perché non voto il partito politico che lei al momento rappresenta, cioè questo Fratelli d'Italia, non voto. Voto una donna. La persona. Una donna che secondo me è autentica. È incinta lei, giusto? È una donna incinta può che fare, tra l'altro può fare il sindaco. Assolutamente sì, anche se Bertolaso è... Ha strumentalizzato secondo te? Ma chi? Bertolaso? Bertolaso. Ma Bertolaso è un uomo... E anche Giacchetti. No, è un comunicatore che è caduto sulla classica buccia di banana, nel senso che non ha fatto una ha dichiarato un qualcosa che secondo me non sta in cielo e in terra. È normale che una persona incinta nei primi mesi... È stato criticato un po' da tutti. Ma infatti, pagherà per quello, perché secondo me comunque non... Quindi tu dici... Lui non ha nessuna possibilità. Sindaco di Roma Meloni. La prima cosa che deve fare, secondo te, il sindaco a Roma, la prima cosa? La riqualificazione delle periferie, che sono comunque abbandonate. Tra cui questa di Rebibbia. Guarda, la gente qua per buttare una cosa... una lattina, guardate, dice che poi ecco il cestino, lì c'è una busta appesa, non abbiamo capito cos'è che c'è dentro, il metallo, insomma, benissimo. Riqualificare le periferie e poi secondo me garantire una sicurezza soprattutto quando va via il sole, perché quando va via il sole, caro Paolo, Roma si trasforma che in a livello cose... di corruzione, situazioni tangenti, no? Tutti questi scandali, mafia capitale. Vabbè, che potremmo arrivare a un momento in Casa cui... Casa Monica. Vabbè, ma potremmo arrivare a un momento in cui io credo che i problemi reali sono la sicurezza, la tutela dell'ambiente su una città come Roma e anche creare dei grandi quartieri dove gli immigrati, le persone che non hanno casa, vivono in maniera... Io ho degli amici, delle famiglie, conosco delle persone che vivono in situazioni veramente allucinanti, li raccontano con i topi. Allora io dico, se queste persone arrivano in Italia, che se lavorano, devono avere la possibilità di vivere non in baracche dove non c'è il minimo di igiene, cioè non è assurdo. Quindi allora creare dei quartieri, visto che si era parlato del quartiere a luci rosse, e trovo che sia in questo momento il problema minore di una città, una capitale come Roma, però creare dei quartieri dove gli immigrati vengono controllati, gli dai la garanzia comunque di una struttura minima igienica. C'è veramente ci sono delle zone di Roma abbandonate,